Le origini di Castro sono antichissime. Civiltà, culti, eventi storici, miti si alternano e si mescolano in questo lembo di terra salentino che ha svelato solo una piccola parte dei suoi tesori. Da anni gli archeologi cercano di ricostruire minuziosamente le fasi della lunga storia di Castro, studiando i numerosi rinvenimenti che gli scavi stanno portando alla luce. Ogni epoca qui ha lasciato le sue tracce: età della pietra nella Grotta Romanelli, età del rame nella Grotta Zinzulusa. E poi costruzioni messapiche, resti degli insediamenti romani e bizantini, fino alle testimonianze di epoche più recenti. Una fotografia storica variegata osservabile nel sito archeologico Capanne nel centro storico di Castro. Quello che si può vedere in questa fase dei lavori. È la presenza di murature molto antiche Messapiche della prima fase di fortificazioni, delle successive espansioni, la formazione di una vera e propria porta di accesso alla città Messapica perfettamente conservata per quasi 5 metri di altezza, un unicum diciamo, nel territorio salentino. E delle imponenti strutture di età repubblicana romana che non fanno pensare sicuramente a un piccolo edificio, ma a qualcosa di molto grande che ancora si deve capire. Tra ehm, i messapi che si difendono da Taranto, Pirro che arriva ad aiutarli e la dominazione repubblicana, troviamo negli interstizi per esempio gli scarti di un edificio cultuale del quale potete vedere probabilmente il basamento e parti di una statua in grandezza doppia rispetto al naturale, probabilmente di una divinità. Sicuramente Castro ha una sua diversità rispetto alle numerose città messapiche e Castro dal, dagli scavi fatti in questi ultimi anni si sta rivelando come una città santuario, quindi ha un ruolo diverso rispetto alle altre città messapiche inserite nell'entroterra. Una città santuario eh, il cui eh, sicuramente tempio è già citato nelle fonti antiche, si parla di un Atenaion e quello che state osservando in quest'area eh, è, è diciamo, la presenza di alcune strutture che orbitavano sicuramente in una grande area santuariale dove c'era anche un tempio. La storia di Castro si intreccia con il mito di Troia e di Enea. Per anni gli archeologi hanno cercato la conferma che l'approdo dell'eroe troiano descritto nel terzo libro del poema di Virgilio fosse proprio Castro, un giallo storico che sembra essere stato risolto definitivamente. Già eh, Virgilio nell'età di Augusto parla della presenza di fronte alla costa albanese di un santuario di Minerva. E i commentatori di Virgilio, Servio in particolare, dicono che questo tempio di Minerva si trovava a 8 miglia a sud di Otranto in un luogo che si chiama Castrum Minerve e gli scavi che sono iniziati qualche anno fa, ma che adesso si stanno concentrando e si stanno intensificando in una collaborazione tra eh, Università e Sovrintendenza Archeologica della Puglia, stanno dando ogni giorno che passa delle nuove, delle nuove argomentazioni a questa idea che il primo approdo di Enea nell'Italia era proprio lì, lì dove si trovava il Tempio di Minerva. E raccontare tutti gli oggetti, i reperti che sono venuti alla luce sarebbe troppo lungo, però uno dei più importanti è certamente una statuetta che rappresenta proprio la dea Atena, cioè Minerva, con un elmo che non è il solito elmo che si trova nelle rappresentazioni di Atena, ma è un elmo frigio, cioè di un tipo particolare che allude a un'Atena che non è l'Atena di Atene. Ma è l'Atena è di Troia, l'Atene di Ilio e Enea è uno degli esuli di Troia, quindi c'è una connessione che noi stiamo cercando di ricostruire e che l'archeologia giorno per giorno ci documenta. Dagli scavi emergono via via sempre più indizi sull'imponente tempio dedicato a Minerva, tra cui lance e altri resti di armi, tradizionale dono votivo alla dea della guerra. Un reperto unico nel suo genere è stato rinvenuto di recente in località capanne e suggerisce la grandiosità della struttura e la bellezza delle sue decorazioni. Il ritrovamento più straordinario anche di questi ultimi giorni è questo grande rilievo con delle rappresentazioni di girali, cioè di foglie, di boccioli, di fiori in pietra leccese e anche questa è una delle più antiche. Una delle più antiche opere d'arte realizzate in pietra leccese. E la pietra leccese, evidentemente, suggerisce lo stile, perché è uno stile barocco. Effettivamente, questi girali ricordano tanto lo stile barocco di Lecce. Se non avessimo trovato questi pezzi in un contesto che si data archeologicamente. Avremmo potuto confonderle con decorazioni del, del barocco di Lecce. Perché è un pezzo eccezionale? Allora, per le straordinarie dimensioni, diciamo, che assolutamente non hanno confronti per, in quello che fino ad ora è stato ritrovato in eh, Messapia. Per la cronologia, siamo diciamo, nel, verosimilmente nel IV secolo, eh, e per il motivo: sono motivi che in questo orizzonte cronologico, a quest'epoca, si trovano, eh, per esempio, nei grandi mosaici delle, delle Regge eh, Macedoni, eh, si trovano nelle, nelle stoffe, per esempio, e eh, le conosciamo dalla pittura vascolare, per esempio, di Taranto e eh, dell'area eh, apula. Ma non avevamo mai avuto un pezzo reale, diciamo, sotto, sotto mano. Una nuova campagna di scavi finanziata di recente è stata avviata nel dicembre scorso, in località Palombara, un avamposto a picco sul mare che ospitava delle antiche fortificazioni. Cercando un attimino di riassumere la, la stratigrafia, abbiamo una prima frequentazione più alta di, di età medievale, cui seguono una serie di, di livelli di età ellenistica, ma il dato più interessante che sta venendo alla luce è. Un, una grande muratura, una grande struttura difensiva dell'età del bronzo. La, la situazione è comunque resa più, più articolata da, da rifrequentazioni su questa muraglia antica, eh, rifrequentazioni, rioccupazioni che si possono datare in particolar modo all'età ellenistica. Con la collaborazione dell'Università del Salento stiamo lavorando ad un progetto di riallestimento del Museo di Castro che naturalmente si avvarrà delle scoperte che erano state fatte in passato come eh, appunto la, la statuetta di Atena in bronzo sarà una come dire, protagonista nell'allestimento ma anche tutto ciò che lo scavo sta portando alla luce negli ultimi in, in questi giorni verrà, verrà esposto eh, certo nell'ambito di questi finanziamenti europei il, lo step finale diciamo il, il fine di questi finanziamenti è proprio la valorizzazione ai fini turistici del nostro territorio e quindi certamente nell'area di Catanne, che poi è un'area nodale anche nel centro storico di, di Castro, a due passi dalla, dalla cattedrale. Dopo lo scavo ci sarà tutto un lavoro che faremo di sistemazione dell'area per renderla fruibile, cioè per renderla visitabile.